Ciao ragazzi e bentornati a Che Film Vediamo Stasera. Questa settimana ci occuperemo di un film uscito da poco nelle sale, ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, ossia Spider-Man Homecoming. Come ho già ribadito altre volte parlando di film dell'universo Marvel, un po' è cominciata dentro di me un'opera di disinnamoramento da tutto questo universo. Disinnamoramento è una parola molto difficile per chi segue da casa intanto, non ridete. E tutto questo perché, come ho detto già altre volte, questi film cominciano a somigliarsi troppo tra di loro. Ma, attenzione, questo Spider-Man Homecoming mi ha completamente convinto. Quindi vediamo di arrivare subito intanto alla valutazione finale di questo titolo. Valutazione che si assesta su ottimi livelli, 21.5 su 25. Innanzitutto, è uno Spider-Man diverso dagli altri Spider-Man che abbiamo visto altre volte. Questo perché hanno deciso di abbandonare completamente il classico inizio di Spider-Man, quindi con le classiche vicende legate allo zio Ben, che schiatta perché lui ha fatto un po' stronzo, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, bla bla bla. Come mai questa scelta? Perché ormai l'utenza sa bene chi è Spider-Man, dopo tre film su Tobey Maguire, dopo il reboot, insomma, dopo infiniti tentativi di far ripartire questo brand, probabilmente alla Marvel hanno detto non serve fare un altro film sulle solite cose. In realtà però questo film risulta comunque essere un classico primo film da supereroi, pur se, come dicevo, non approfondisce la questione della classica tragedia di Peter Parker, ma preferisce concentrarsi un po' sulla vita di questo quindicenne che sta diventando un supereroe e che quindi cerca di destreggiarsi tra questi due mondi, un ragazzo che in parte rifiuta magari le sue origini, il suo quartiere che vuole ambire di più ed è forse anche ovvio ambire di più dopo aver dato una mano agli Avengers, e stiamo parlando del piccolo cameo in Civil War, e dall'altra però un ragazzo che in realtà è molto più affezionato di quanto possa sembrare alla sua vita, alla zia, alle dinamiche adolescenziali classiche, insomma. Come mai un voto così alto? Perché questo film mi ha convinto sotto molti punti di vista. Sotto certi aspetti è un po' un teen movie, quindi il classico film sui quindicenni, sulle dinamiche da superiori e tutti quegli elementi che è giusto che ci siano, ecco, nella vita di Peter Parker. Dall'altra mi ha convinto perché è riuscito a dare un'idea propria di Peter, quindi a riplasmare un personaggio che ormai abbiamo visto milioni di volte, ma soprattutto mi ha convinto per una strutturazione un po' più approfondita soprattutto del cattivo, l'avvoltoio, e ne parleremo più avanti, e anche sul fatto che pur seguendo il classico cliché e i classici, diciamo, passi fondamentali per la genesi dell'eroe, quindi con il momento di sconforto e tutte le classiche vicende che i film Marvel ormai ci hanno mostrato con milioni di eroi, ma vengono qui comunque riproposte sotto una chiave leggermente diversa, con un po' più di identità propria, anche a livello proprio di quello che il film ci vuole comunicare, come lo vuole comunicare e come gestisce il tutto. Ora però, per entrare nei dettagli, vediamo di andare punto per punto con la nostra pagella. E partiamo come di consueto con fotografia, regia e montaggio, a cui assegno la solita valutazione Marvel, un 4. Magari solita non sempre in realtà, dipende poi dai singoli film, ma ormai la Marvel sappiamo che sa gestire bene questi film. Come sempre manca quel momento di genio, perché non va forse cercato in un cinefumetto, ma comunque riesce a realizzare un film che funziona perfettamente. Ed andiamo sulla direzione artistica generale. Qui voglio premiare questo film, premiarlo con una valutazione di 4, 5, quindi quasi il massimo. Come mai? Per molte cose. Mi è piaciuto anche come hanno reso la nuova tuta, gli adattamenti, diciamo, a questo universo più recente di supereroi, ma la cosa che davvero mi ha colpito è l'avvoltoio. Ora, sull'avvoltoio non dirò troppo perché ne parleremo un po' nella sezione spoiler, e come sempre questa parte è spoiler free invece. Ma l'avvoltoio funziona a livello artistico, appunto, a livello estetico, e funziona anche come costruzione del personaggio. Ma per parlare della costruzione del personaggio ci dobbiamo spostare nel prossimo punto, con la valutazione degli attori, a cui si assegna un voto di 5, voto massimo. Da una parte abbiamo un'ottima scelta di tutti gli attori, sia Peter Parker, il personaggio scelto che già avevamo conosciuto in Civil War, sia tutte le controparti della sua vita adolescenziale, zia May anche l'avevamo conosciuta, ma soprattutto l'avvoltoio, torniamo a parlare di lui. Michael Keaton intanto è un attore di Cristo, sa rendere già con un'espressione la ruga del proprio viso,
senso, riesce a farci capire tutto del personaggio che incarna. Ma soprattutto, una rarità per l'universo Marvel, è stato caratterizzato a dovere, con un approfondimento sempre da cinefumetto, ovviamente, ma con un approfondimento con delle motivazioni proprie, e soprattutto riesce a giocare in questo film un ruolo molto particolare, un ruolo duplice, potremmo dire, su cui non entrerò in dettaglio fino alla questione spoiler. Ma sappiate che è gestito benissimo sotto molti punti di vista, quindi non solo come cattivo classico, ma anche come persona e come appunto rapporti che questa persona riesce a intrecciare con vari personaggi all'interno del film. È stato difficile evitare lo spoiler in questa sezione. E passiamo a trama, intreccio e ritmo, con una valutazione di 4,5. Ancora una volta arriviamo quasi alla valutazione massima, perché da una parte la cosa migliore è la gestione del ritmo, come giusto che sia. In un film di Spider-Man ci deve essere un ritmo serrato, ci devono essere battute, ci deve essere anche un po' quella comicità che può far sorridere, e qui c'è ed è ottimamente gestita. In più, tutto questo risulta essere totalmente realistico e credibile. Abbiamo un Peter Parker che è molto impacciato, che fa più danni che altro spesso. Un ragazzo che non vede l'ora di diventare un eroe, ma è comunque un quindicenne. E quindi ci troviamo molto spesso a vederlo fare l'impacciato, a vederlo sbagliare. E questo è bello, e fa anche parte della crescita del personaggio, che dall'inizio del film alla fine cambierà drasticamente. E non in modo rapido e repentino, ma attraverso una serie di battute di grugno. Mi è piaciuto molto il fatto che lui ne prenda una cifra, che sbagli tanto, perché è giusto, è un quindicenne che fa l'eroe, dove vuoi andare? È giusto così, devi sbattere il grugno e capire. Tutto questo poi si incastra perfettamente con la realizzazione dell'avvoltoio e con il loro rapporto, che è una delle cose più belle dell'intero film, sotto vari punti di vista, ancora una volta, e non entro più di questo negli spoiler. Quindi la trama e l'intreccio reggono bene, ci sono alcune cose che potremmo un po' vedere come semplicistiche, vengono comunque tenute su dalla sospensione dell'incredulità che non viene mai meno, e quindi funzionano. E passiamo al prossimo punto: emozioni, coinvolgimento e temi trattati, a cui mi sento di assegnare una valutazione di 3,5. Si poteva forse arrivare anche al 4, però ragionando anche su altri film che ho valutato, diciamo che qui sicuramente il punto più debole del film è proprio il coinvolgimento e i temi trattati. Perché? Perché stiamo parlando sempre di un cinefumetto, perché non vuole entrare troppo in certe dinamiche, ma si merita comunque una valutazione che è decisamente più che sufficiente, perché è anche un teen movie, ed è un teen movie realizzato alla fine bene, un teen movie che anche senza, diciamo, superpoteri poteva in qualche modo funzionare. Quindi appunto non la cosa più emozionante, anche se diverte molto, e questo è giusto che lo faccia un film su Spider-Man, un film comunque perfettamente godibile anche sotto questi aspetti. Detto questo, ci salutiamo qui. Per chiunque non abbia ancora visto questo film, per tutti gli altri vi invito a aspettare qualche istante, perché arriviamo con gli spoiler a parlare di qualcosa di molto interessante, e per chi andrà a vedere il film vi invito poi a tornare qui a commentare questa componente, perché dal mio punto di vista è una di quelle cose di cui davvero bisogna magari parlare, perché è uno dei punti più interessanti di questo film. Quindi ciao ragazzi, e da tra poco per chi resta. Sezione spoiler, vediamo di parlare un po' di più dell'avvoltoio, perché poi è la cosa che più mi ha affascinato di questo film. Da una parte perché sono riusciti a rendere uno dei cattivi più, diciamo, banali e stupidi anche esteticamente, tra l'altro, del fumetto Spider-Man. Lo hanno adattato molto, ma c'è stato anche tanto, diciamo, di quel citazionismo. Il piumino, per esempio, è davvero... Tutta questa resa estetica poi è molto credibile, è in linea con l'andazzo tecnologico, ecco, di questo universo Marvel, e funziona. In più, alcune cose davvero belle. Lo scontro nell'aereo, lì a livello di direzione artistica quello scontro è davvero ben gestito, tutti i riflessi dell'aereo in cui anche Spider-Man vediamo riflesso dall'altro lato, molto bello, perché è legato proprio a come funziona la tecnologia di quell'aereo, ed è ben realizzato, poco da fare. E soprattutto poi anche l'estetica di tutti gli scontri con lui, anche se un po' confusi, diciamo che alla Marvel amano non usare lo slow ma velocizzare il più possibile le azioni, e queste soprattutto nello scontro aereo con l'avvoltoio rendono un po' più confuso e faticoso magari riuscire a seguire tutti gli scontri, ma va bene, ci si può passare sopra. Oltre questo, ancora una volta, una direzione artistica pure delle armi molto interessante, anche se forse troppo simili tra loro. Ma la cosa più bella non è tanto la componente estetica,
ma il rapporto tra Spider-Man e l'avvoltoio, sia come eroi, ma soprattutto come contrapposizione anche adolescenziale di ragazzo e padre della ragazza che ti piace. È bellissimo perché c'è un reciproco rispetto, forse in realtà più da parte dell'avvoltoio nei confronti di Spider-Man, perché come dice anche lui stesso, gli ha salvato la vita alla figlia, infine ha salvato anche la sua di vita. Quindi lui ha una sorta di stima nei confronti di Spider-Man e lo vede un po' come un padre magari vedrebbe quel ragazzo con cui sta uscendo la figlia, almeno dal mio punto di vista. Ossia, sì, magari è un ragazzo gagliardo, c'è sempre un po' quel però chi sei, stai uscendo la cosa più preziosa della mia vita, stai attento a quello che fai, però al contempo vede e riconosce le qualità di questo ragazzo e quindi ne ha stima, è molto bello. E poi vogliamo parlare della sequenza in macchina, cioè in cui lui si gira con la pistola in mano, fa tutto quel simpatico discorsetto e lì è davvero un ottimo punto, c'è poco da fare. Poi probabilmente, come sappiamo, si aspettava che Peter sfaciolava e sarebbe andato a seguire l'onore, e questo ci dice anche quanto aveva capito, ma comunque quel discorso è stupendo, è proprio bello. È lui che dice: oh, hai salvato la vita a mia figlia, sembri un bravo ragazzo, vedete, non fa cazzate e tutto può andare bene, perché sei un ragazzino, non lo sai cos'è la vita. È bello pure che quel discorso che poi lui riprende prima di far crollare il tetto, e non sia il solito cattivo che dice tutto, ma è il solito cattivo che dice tutto, ma in realtà anche per prendere tempo e anche per cercare di far capire comunque all'altro ragazzo come stanno le cose davvero. Quindi è bello anche che si cerchi magari di toccare un po' questa dinamica legata al fatto che in questo universo chi non ha i poteri sta diventando sempre più un fattore ai margini della società, un fattore fuori dall'economia, fuori dalle importanze reali, cosa che ovviamente quando poi lo vedi nella classe operaia aumenta ancora il distacco fra appunto l'uomo comune che magari fa il muratore e il supereroe e la ditta che gestisce quell'impero gigantesco. Quindi no, è tutto molto bello e voglio sapere la vostra, soprattutto appunto su Michael Keaton, come dicevo, e su anche sulla sequenza della macchina, che ve ne è parso di quella sequenza e che ve ne è parso di questo film in genere. Detto questo, vi invito come sempre, condivisioni, like, bla bla bla, tanto spunta anche qui, e niente, ci si vede la prossima settimana come sempre. Buone vacanze estive, tra l'altro che ora siamo già in aria di estate, non so se farò una pausa estiva, sto ancora valutando la cosa, magari fatemi sapere anche voi che ve ne pare, se volete che si continuino ad avere questi video o meno. E detto questo, ciao ragazzi e alla prossima, e come sempre buona visione.